Cittadini extracomunitari per la maggior parte originari del Marocco che a Capaccio trovano rifugio in baracche fatiscenti, roulotte e strutture pericolanti. Questa è la situazione in cui vivono decine e decine di stranieri partiti dal loro paese, approdati in Italia con la speranza di una vita più dignitosa e che si trovano invece a vivere in condizioni al limite della decenza, in strutture prive dei servizi igienico-sanitari indispensabili. È il caso di tutti gli stranieri che sono stati sgomberati dal complesso denominato La Bufalara, uno dei monumenti storici della Pestum Minore più rappresentativo dell'antico borgo rurale di Gromola. Ed oggi ostaggio del degrado e dell'indifferenza delle istituzioni che pezzo per pezzo sta crollando. L'immobile ex bene dell'ERSAC, oggi di proprietà della regione, è stato fino a qualche tempo fa rifugio per decine di extracomunitari. L'ultimo sgombro risale all'agosto del 2012. Una ventina di cittadini stranieri sgomberati attraverso un'operazione congiunta effettuata all'epoca dalla polizia locale e dai carabinieri. All'interno dei locali furono rinvenute anche siringhe e tutto l'occorrente per l'uso di droga. Alcuni di loro però non si sono spostati di molto. È il caso di un marocchino che vive in Italia dal 1989, dove si è sposato con un'italiana scomparsa diversi anni fa. È uno degli sgombrati che ha trovato rifugio in una sorta di baracca in legno senza servizi igienici, attaccata alla parete dell'edificio principale della Bufalara, dove vive insieme ad un connazionale. Vicino alla baracca, con una porta realizzata con un pezzo di stoffa, si trova una roulotte fatiscente, qualche panno steso. Dall'esterno sembra ci sia anche una lampadina, la domanda è dove prendano la corrente elettrica. Sono anni che vivo in queste condizioni, dice il marocchino in un italiano stentato. Prima, quando ero sposato, avevo una casa, dopo che ci hanno sgombrato, vivo così e spero che qualcosa un giorno possa cambiare. Sul viso segni di tagli, numerosi punti di sutura. Lui dice di aver avuto un incidente, ma a dire dei residenti è il risultato di una lite finita a coltellate. Ma tu sei stato ferito, che hai fatto? Sì, sì, ho fatto accidente. Ma sei andato sotto la macchina? Mm. E quindi abiti qua dentro tu? Sì. In questa situazione qua? Ma da quanto tempo stai qua? Un anno. Quando sono venuti i vigili che hanno sgombrato tutto quanto l'immobile. Tu eri dentro l'immobile? Sì. E ti hanno sgombrato. Quindi poi dopo sei venuto qua. E ma le sei solo in questa baracca? No, siamo due persone. Sei tu con un altro pure del Marocco? Okay. E come vivi qua dentro? Ma tieni pure tieni anche la luce, tieni l'acqua, no? Che cos'hai? Che cos'hai in questa baracca? No, l'acqua mi piglia dalla fontana. Quindi vai a prendere l'acqua dalla fontana e poi... E la luce invece dove la prendi? La volta la mattinità, andavamo vicino. Ho capito. E ma poi quando... da poco che hai fatto questo incidente, ancora i punti? Sì. E non hai paura che qua dentro questa baracca si possono infettare? No. E da quanto tempo che vivi qua in Italia? Ma ce ne stanno più di uno. 82. Dal 1982? E dal 1982 non hai una casa? Ma prima c'ero da casa, c'era la moglie, pure italiana, è morta la mia moglie, è rimasta da solo e poi spesso con me abitabili morti. E poi siamo morti. Quindi ti sei sposato con un italiano? Ho capito. Non è l'unico che vive così, ce ne sono molti altri qua attorno, afferma una signora anziana residente che ci chiede di non essere ripresa. Ho paura che mi succeda qualcosa, ma siamo stanchi, ogni sera si radunano decine e decine di stranieri e spesso finiscono per litigare, dice l'anziana. A poche centinaia di metri un altro straniero che vive in una roulotte ed utilizza un rudere fatiscente dove sono custodite alcune galline. Nella stessa zona dell'antico borgo di Gromola vi sono altre baracche utilizzate da extracomunitari, un vero pugno nell'occhio per la borgata che dice di non sentirsi sicura. Molti degli stranieri purtroppo vivono nell'illegalità, si rendono responsabili di piccoli furti e spaccio, tanti hanno invece un permesso di soggiorno e si spezzano la schiena nei campi, sottopagati e nei lavori più umili. Ad accomunarli una vita difficile, fatta di stenti e sofferenze, e la rassegnazione forse che così deve andare.